Ciao a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo su un giochino molto carino, divertente, simpatico, che si chiama Guns, Gore e Cannoli, signori. Allora, prima di partire col video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941bis, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook, dove tramite appunto i social vi informo su quando escono i video su entrambi i canali e su quando siamo in live su questa piattaforma e su quella viola. Vi ricordo di guardare il link in descrizione, che ci sono tutte le informazioni utili. Detto questo, vi ringrazio in anticipo per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date al canale e alla serie. Detto questo, signori, buona domenica e partiamo con il video. Tough time for the average Joe, but not for me. My name is Vinnie Cannoli, and I make an honest living as an enforcer for the mob. But it ain't all fun and games, of course. One time I got a call from a mob boss called Mr. Bellucci. He needed me to come to Thugtown and find some guy named Frank. My name is Mr. Bellucci. Thugtown. There was something wrong with this city. Strange reports had been coming in about bizarre incidents and gruesome murder cases. Violent rioters had overrun entire areas inside the city. It seemed the officials had lost all control. It's been days now since the last contact. But nevertheless, I had a job to do. So here I was, about to step in a freaking nightmare. Ok signori, avete visto più o meno il riassunto della storia del gioco. Praticamente noi siamo un sicario degli anni 20-30. Siamo stati presi da un boss che si chiama Bellucci per cercare di recuperare un certo Frankie in una città di cui non mi ricordo il nome. Town Town. Mi è venuto subito in soccorso, che è praticamente stata invasa da un'onda di zombie assurdi che ha distrutto praticamente tutta la civiltà esistente immaginabile. Quindi l'avventura appunto sta nel sopravvivere agli zombie, che non saranno per niente amichevoli. E intanto andiamo avanti. Qui è la nave che sta arrivando al... Ok, perfetto. Eccolo qui, signori, il nostro bellissimo personaggio, il nostro Cannoli, il nostro Vinnie Cannoli, che praticamente deve semplicemente sopravvivere all'onda di zombie e cercare di recuperare questo tizio Frankie. Come detto, signori, questo è solamente un gameplay conoscitivo per farvi conoscere il gioco, che io ho scoperto ed è molto carino, molto divertente. Se la storia completa del gioco vi interessa, vi ricordo di fare un salto sul secondo canale, Maullo941bis, in cui praticamente lo giochiamo, l'abbiamo giocato tutto o lo stiamo finendo, non so di preciso le situazioni temporali quali sono, perché dico, ho un po' di confusione in testa, però va bene. Signori, allora, occhio a questo, la cosa graziosa è che noi possiamo tirare i calci tipo spartani, e così, come se non ci fosse un domani, e prenderli a calci e urlare. La cosa più... No, aspettate, questi li facciamo esplodere male, ok. Dammi la pistoletta, la cosa carina è poterli prendere a calcioni tipo spartani. Questo è Sparta! Però va bene così, è divertente. Uno, due volte... Ahia, ha preso un proiettile in testa al poliziotto. Ah, poliziotto, invece di volermi bene, di difendere i miei diritti, posso tirare una bomba a questi? Che cosa carina! Ecco, vedi, a fare assemblamento di questi periodi? A fare l'assemblamento di questi periodi succedono queste cose. Una bella bomba in testa e non se ne parla più. E siamo tutti più carini e coccolosi. Allora, continuiamo ad andare un po' avanti. Gioco, eccolo, un altro poliziotto. Premi per cacciare i nemici a pedate. Da pedate ti piglio, dai così. Occhio, ma sei scemo, i cannoni, carichi con lo zombie davanti. Questo riesce a sfondarla, sì. Questo è riuscito a sfondarla. Abbiamo preso qualche arma, qualche altra arma carina. Aspettate, voglio vedere se mi hanno dato qualche altro. Questo gli spariamo nelle ginocchia, tieni, così. C'ho qualche... No, vabbè, c'ho il fucile a pompa. Dai così, questa è Sparta. Me li porto via così, signori, questa è Sparta. No, il cuoco cattivo. Qualcuno ha detto al cuoco che non è piaciuto il pranzo, signori? Dai, basta, hai rotto le scatole. Dai, vuoi morire male? Dove sta andando? Ce l'abbiamo fatto tutto con lui, sto gioco? Oh, esploso, meno male. Non lo so, ce lo stavamo portando noi dall'inizio nella nostra cabina, praticamente.
Piano piano. Oh, i semafori sono la cosa più bella di questo gioco perché sono i punti di salvataggio. Fin quando arriviamo nei semafori vuol dire che potremo ripartire da questo punto. I caffè sono il nostro rifacimento di vita. E va bene, allora aspetta un attimo. Dai così, dai così, dai così. Sparta, Sparta! Combattiamo per Sparta, signori. Qui no, no, che il gioco del rugby è terribile, signori. Il gioco del rugby è la cosa più brutta che c'è in questo gioco. Dai così! Ah, meno male. Sono riuscito a farlo volare senza indugio. Easy peasy lemon squeezy. Perché gli ritorna il cappellino normale? Io ti piglio a calcioni in testa, ti piglio. Ok. Pistoletta normale. Questa è molto più semplice. Queste sono più semplici da uccidere. C'è da stare attenti. Qua c'è qualcosa? No. Posso nascondermi? No. Va bene, va bene. Ok. Dai così. Dai così. Dicevo, la cosa più pericolosa sono i giocatori di rugby e questi tizi di qua che rompono semplicemente le scatole. Che però, con un colpo di fucile a pompa, noi vi facciamo tornare da dove sono tornati. Da dove sono venuti, non da dove sono tornati. Che sto a dire. Allora, qua c'è il policeman che pigliamo a pistolettate. Mannaggia lui. Occhio, occhio al tizio, occhio al tizio, occhio al tizio. Cambia arma, cambia arma, cannoli. Dai così. Come se non ci fosse un domani. Dritto in testa. Questo sta scendendo. Con le braccia stava scendendo, va bene. Qua c'è il maggiordomo, signori. Avete ordinato qualcosa da mangiare? No, allora lo mandiamo a quel paese. Uccidiamo il gondoliere. Pigliamo una botta di armi. E continuiamo la nostra avventura con il nostro Vinny Cannoli, signori. Riusciamo a scendere? No, dovevamo colpirli dall'altra parte, questi. Vinny, non puoi caricare quando ti stanno attaccando gli zombie, zio. È l'ABC. È l'ABC, non hai mai giocato a Resident Evil. Ma. Dai, 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 dai. Aspettate, là ci sono quelli che stanno comandando la nave. Che vogliono venirci a salutare. No, Vinny. Ma porco, ma porco. Ai, 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 ai. Vogliono il mio cappello, signori. Ho capito che vogliono il mio cappello. No, dammi la pistoletta questa qua normale, che è tanto carina e coccolosa. C'è qualcosa di interessante qui? Sì, armi per noi. Ok. Continuiamo, continuiamo. È simpatico, signori. L'avventura è molto intrigante, è molto divertente. Se, ripeto, volete sapere come va a finire al nostro povero Vinny e tutta la sua e a questa avventura in cui si è andato a infilare, fate un salto sul secondo canale. Ho fatto pure una mezzarrina. Infilare canale. Questo si sta nascondendo dietro il tubo della cosa. Occhio, occhio. Mannaggia. Levati, porca miseria. Piglia il fucilotto. No, mi ha fatto la finta. È riuscito a girarmi dall'altra parte. Va bene, signori. Allora, ora io per questo video mi fermo qui. Se l'avventura vi intriga, ci vediamo sul secondo canale per sapere come va a finire. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se vi ricordo di lasciare like, commenti, suggerimenti e supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella ragazzi, un saluto dal nostro Vinny Cannoli. Bella raga, ciao!